Queste sono le Nova Blast 4 di ASICS e rappresentano una scarpa super veloce, reattiva, con un ritorno energetico parecchio buono, adatta a tutti i podisti amatori, evoluti eppure non, per correre tutte le distanze. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche scarpa che ho utilizzato in questi giorni post infortunio e che ho amato particolarmente. Full disclosure, ho avuto la possibilità di testare questa scarpa in anteprima grazie ad ASICS, comunque la recensione è frutto della mia curiosità intellettuale e sicuramente di un utilizzo intenso. La scarpa nella taglia US 9 pesa 260 grammi, drop 8, 41,5 mm nel tallone, 33,5 nell'avampiede nella versione maschile, mentre in quella femminile pesa 225 grammi e ha un millimetro di altezza dal suolo più basso rispetto a quella maschile. Nella recensione vi racconto quali sono le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi adatta questa scarpa, ed inoltre come è cambiata rispetto al modello precedente. 7 recensori americani su 10 hanno detto che la scarpa è migliorata. Negli anni scorsi ho utilizzato, amato, e soprattutto il mio coniglio ha utilizzato, amato, tutte le versioni. E comunque, senza ulteriori indugi, queste sono le 10 cose che mi sono piaciute. Rispetto al modello precedente, questa è la versione normale, questa è la versione TR. Sono 5 i cambiamenti principali, 3 segnalati dall'azienda giapponese. In primo luogo sicuramente la tomaia, che è molto più traspirante, non l'ho provata a Dubai ma a Francoforte sul Tapirulan. A 22 gradi della palestra questa scarpa non ha assolutamente creato problemi al mio piede. Inoltre è cambiata la geometria della scarpa stessa ed infine è cambiata anche la mescola, che utilizza il Fly Foam Blast Plus, ma è in questo caso la versione ecologica, quella delle Nimbus per intenderci. E secondo alcuni questa cosa ha reso la scarpa più lenta, secondo altri la lesa più veloce. Secondo me sicuramente la scarpa è molto più reattiva, ma al tempo stesso dipende anche molto da come appoggiate. L'altro aspetto da sottolineare poi però è che è migliorata significativamente dal mio punto di vista il battistrada, quindi la trazione è migliore, è una sorta di via di mezzo tra la 3 normale e la 3 TR. Ed inoltre questa cosa non è stata così tanto sottolineata rispetto al modello precedente. La scarpa è ingrassata di 10 grammi, come sono ingrassato io in questi giorni di inattività forzata per il bicipite femorale, ma al tempo stesso è davvero migliorata a livello di stabilità. A livello di tomaia poi è assolutamente migliorata, i lacci invece sono abbastanza simili rispetto al modello precedente, sono comunque lunghi e si allacciano in maniera molto semplice. La linguetta resta racing, ma è stata aggiunta una quantità di tessuto sulla parte del collo del piede che vi consente quindi di allacciare la scarpa stessa in maniera molto precisa. L'allacciatura resta asimmetrica come il modello precedente. Al tempo stesso la cosa che è migliorata significativamente è la tomaia, che utilizza un mesh intrecciato con dei fori nella parte dell'avampiede. Secondo me questa scarpa, se da un lato il modello precedente era forse leggermente più plasticoso, in questo caso è molto più setoso e la cosa vi consente quasi di utilizzare la scarpa anche senza calze, perché effettivamente è una calzata a calzino, anche se lo spazio nell'avampiede comunque è molto buono. E nella parte superiore la scarpa gestisce bene i cambi di direzione, visto che comunque è elasticizzata ma non all'infinito, e di conseguenza potreste utilizzarla anche per correre in pista. La linguetta poi presenta, come anche il modello precedente, una struttura a soffietto, che però è migliorata significativamente perché sono stati inseriti dei fori abbastanza importanti, visibili, che consentono ulteriore traspirabilità. La linguetta si muove chiaramente, ma al tempo stesso l'allacciatura è perfetta e precisa. Tenete conto del fatto che è stato aggiunto un pull tab, che invece non era presente nel modello precedente. Secondo me la scarpa si inserisce nel piede in maniera molto semplice. La struttura del tallone è stata alzata, ma comunque lo spazio disponibile è importante. Tenete conto che esiste una conchiglia abbastanza rigida, che però si estende anche lateralmente in maniera abbastanza importante. Grazie anche alla base presente nel tallone stesso riuscirete a correre comunque in maniera molto stabile, anche se appoggiate di tallone avrete delle buone sensazioni con un ritorno energetico importante, che comunque vi racconterò nella parte successiva. A livello di numero suggerisco sicuramente lo stesso numero del modello precedente. La scarpa è più elasticizzata nella tomaia, ma al tempo stesso
la calzata resta molto aderente al piede, non ho nessuna indicazione per suggerire mezzo numero in più. Tenete conto che lo spazio nel tallone è leggermente aumentato, l'altezza del tallone e la conchiglia stessa si piega e sono migliorati anche gli occhielli, che hanno effettivamente una struttura più resistente, quindi potreste tirare la scarpa come meglio preferite. È stato aggiunto poi il logo di ASICS nella parte laterale per dare ulteriore stabilità e soprattutto nella parte frontale un disegno ad onda che in effetti evoca il ritorno energetico. Tra l'altro sarebbe energetico se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Ho amato moltissimo la costruzione a barchetta della scarpa stessa, questo è lo squalo tigre, pur avendo un drop di 8 utilizza una costruzione a rocker con una doppia onda, si vede nella parte mediale che comunque la scarpa fa effettivamente così. Questa costruzione rende la corsa davvero a trampolino e in effetti la scarpa si piega ma non all'estremo, nonostante non abbia una piastra in fibra di carbonio e nemmeno un cuneo mediale. Questa geometria dà la sensazione di energia ad ogni passo, ma ovviamente l'energia non si crea ma si trasforma e di conseguenza questa scarpa ha comunque bisogno di essere spinta dal motore del podistamatore. Un aspetto molto interessante di questa scarpa è che vi consente di correre con tutti gli appoggi, perché nella parte dell'avampiede c'è uno spazio molto importante, stessa cosa nel tallone, la scarpa è più stabile del passato, e nel mesopiede invece c'è un restringimento abbastanza importante che comunque offre un'ulteriore spinta alla scarpa stessa, garantito anche dalla mescola Fly Foam Blast Eco. Non a caso è stato scelto il colore verde per questa tipologia di scarpa, anche se ovviamente sul sito poi ci saranno altre colorazioni che vi metto in allegato. Ho amato tantissimo anche questa mescola in Fly Foam Blast Plus Eco, che secondo me è assolutamente più reattiva rispetto al modello precedente. Non sono d'accordo invece con chi dice che non lo sia. Comunque la domanda è assolutamente mal posta, perché il modello 3 si piegava nell'avampiede in maniera molto più importante rispetto al modello 4, che quindi offre una reattività migliore, una sensazione energetica che però dipende molto dal vostro appoggio al terreno. Se appoggiate di tallone sicuramente la rullata resta più fluida, mentre se appoggiate di avampiede proprio la presenza di questo rocker vi consente di correre davvero velocemente, nonostante però la scarpa sia aumentata di peso di circa 10, ma forse anche 15, nelle mie bilance addirittura 20 grammi. L'appoggio di tallone del 70% dei podistamatori è comunque molto più stabile, garantito da questa base leggermente più ampia e soprattutto dal fatto che la conchiglia si estende lateralmente in maniera più importante. Ho amato anche il fatto che è presente un tallone smussato leggermente diverso rispetto al modello precedente. Questa cosa vi permette di correre in maniera molto morbida e assolutamente efficace. Un altro aspetto da non trascurare è il fatto che il battistrada è migliorato rispetto al modello precedente, è una via di mezzo tra il modello 3 e il modello TR, consente una trazione migliore, una durata della gomma grazie all'ORR, gomma che offre un'alta resistenza all'abrasione anche per chi dovesse strisciare il piede, e soprattutto garantisce una buona trazione in tutte le condizioni. Non è sicuramente la scarpa perfetta per correre con il ghiaccio e con la pioggia, però al tempo stesso è sicuramente migliorata rispetto al modello precedente, che invece ovviamente aveva qualche problema. A livello di durata, secondo me la scarpa tenderà a durare intorno ai 700-800 km, poi chiaramente dipende molto dalle vostre sensazioni, perché sicuramente il modello precedente, mi era stato segnalato, tendeva a scaricarsi, però ripeto, dipende anche dal vostro peso. Chiaramente è migliorato il battistrada e quindi l'unico vero aspetto è in che condizioni vorreste utilizzarla, perché questa scarpa comunque, se correte piano e se non forzate, probabilmente potrebbe darvi molte soddisfazioni anche dopo i 500 km. A livello di ritmi, questa scarpa effettivamente può essere utilizzata in maniera versatile dai 7 al chilometro fino addirittura ai 3,15, 3,10 al chilometro. Chiaramente il fatto proprio che la scarpa sia un po' più rigida, pur non avendo la piastra in fibra di carbonio, vi consente di proiettarvi in avanti in maniera eccezionale e soprattutto può essere amata da chi
di fatto non ama le scarpe con la piastra, perché effettivamente potrebbero creare qualche problema di infortunio, mentre questa sicuramente potrebbe essere adatta sia a chi corresse effettivamente molto lentamente e andasse nel parco, sia ai podisti amatori evoluto che volesse pure utilizzarla non soltanto per le corse veloci ma anche per le corse lente e di recupero, che sono quelle che facciamo praticamente tutti i giorni. A livello di distanze, la Nova Blast 4 può essere utilizzata per corse dai 10 km ma anche, perché no, fino alla maratona, perché comunque ha una sensazione di ritorno energetico molto buono e secondo me lascia le gambe particolarmente riposate anche dopo aver corso un lungo di 30-35 km, che è quello che sostanzialmente tendiamo a fare prima della maratona. A livello di peso, questa scarpa può essere utilizzata dal podista amatore fino agli 85 kg, soprattutto se appoggiate di tallone avrete una sensazione di atterraggio sul cuscino correndo abbastanza lentamente, ma al tempo stesso di una buonissima stabilità. Tra l'altro la soletta è estraibile, quindi si possono inserire dei plantari personalizzati che suggerirei nel caso in cui abbiate dei problemi di pronazione. Ovviamente poi esistono delle soluzioni alternative, però sappiate che l'inserimento dei plantari personalizzati è sicuramente possibile con questa scarpa. Un altro aspetto che ho amato moltissimo di questa Nova Blast 4 è che, grazie alla sua versatilità, non richiede una seconda scarpa da utilizzare per le corse veloci, la potreste utilizzare anche per correre in pista. Chiaramente poi per la gara vi suggerisco, in casa ASICS, di utilizzare la Metaspeed Sky Plus, che di fatto vi consente un'ulteriore proiezione in avanti, ma questa resta una scarpa unica dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, perché nel modello 4 costa di listino soltanto 150 euro. Due sono le cose che non mi sono piaciute, poi non mi si dica che faccio la marchetta. In primo luogo, sicuramente l'aspetto interessante è che questa scarpa è aumentata di peso, quindi forse per il podista amatore super evoluto potrebbe non essere la soluzione ideale. 10 grammi, 15 grammi in più non sono nulla, però al tempo stesso sappiate che questa cosa, forse dovuta al fatto che è cambiata la tomaia e soprattutto l'intersuola, potrebbe far storcere il naso a qualcuno. Nel mio caso però ho apprezzato davvero il fatto che sia comunque più stabile. In secondo luogo, nel tallone è stata aumentata la quantità di gomma. Potrebbe succedere per il podista amatore alle prime armi che l'appoggio avvenga in maniera più anticipata. Questa cosa dal punto di vista biomeccanico potrebbe creare un problema sui tibiali e di conseguenza, se avete problemi in quell'area, potrebbe questa scarpa non essere la soluzione ideale, ma ovviamente è destinata al podista amatore abbastanza evoluto, quindi forse non è la prima scarpa ma sicuramente è la seconda. In conclusione, ritengo che questa Nova Blast 4 sia una scarpa adatta a tutti i podisti amatori che volessero correre tutte le distanze. È migliorata dal punto di vista della reattività, dove secondo me, grazie soprattutto al design ma anche al fatto che la scarpa sia leggermente meno flessibile, penso che potreste utilizzarla per tutte le corse di tutti i giorni. È migliorata rispetto al modello precedente, la suggerisco a chi volesse comprarla, sarà disponibile al negozio dal 1° di dicembre. Voi nel frattempo stay strong, keep running, io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio, in questo caso vado anche a giocare con la mia barchetta nel Fiumolo. Ciao, alla prossima!